Allora, l'esercizio si è interrotto al 15° minuto perché ho messo il timer della registrazione dello schermo al 15° minuto, per cui riprendiamo dal nostro file Excel. Quindi il proseguo dell'esercizio era di caricare di come si carica un file Excel che ha le coordinate x e y. In questo ci viene in soccorso, per esempio, un plugin molto utile che si chiama Spreadsheet. Quindi andate in Non installate, scrivete table oppure XY. Ora vediamo, io ce l'ho già installato e si chiama Spreadsheet, questo qui, Spreadsheet. Quindi i tag sono ODS, Excel, Calc, etichette, Spreadsheet, insomma. Questo plugin, quindi anche Excel andava bene. Excel, il vecchio formato, quindi lui carica i file in questo formato qui, okay? E li carica come se fosse un layer, diciamo così. Aggiungi layer testo delimitato, è una funzionalità che arricchisce, infatti noi lo troviamo qui, add spreadsheet layer. Quindi una volta installato questo plugin, noi lo ritroviamo. Quindi una volta installato, ok, noi lo ritroviamo anche nella sezione Layer, aggiungi layer, spreadsheet layer. Ok? Ora spegniamo questo per far vedere come l'operazione che fa e andiamo appunto a... C'è l'icona anche qui, la mette. Quindi lui aggiunge sia l'icona in una barra, nella barra degli strumenti, sia qui. Quindi andiamo a prendere il nostro file Excel, l'abbiamo chiamato VDP con l'estensione XLX, quella più recente, e lui in automatico mi vede XY, la geometria, il sistema di riferimento. Nel caso in cui questo è sbagliato oppure che dice che non c'è il sistema di riferimento, come al solito andate, fate la vostra ricerca o per codice EPSG oppure per nome, lui in automatico vede, oppure usa gli ultimi che voi avete usato lavorando, no? Quindi in questo caso è 795, quello giusto, quindi faccio ok. Ok, faccio ok e lui in automatico mi ha caricato i miei pozzi. Ok, ci sono pure molti a mare di pozzi, Appennino, Pianura Padano. Ok, vediamo la tabella, la struttura è fatta in questo modo, è quella solida, diciamo. E da qui posso continuare all'infinito a esportare in altri formati, quindi me lo posso trasformare in JPEG, in shapefile, in DXF, nel documento di LibreOffice come GPX. GPX è il formato quello di interscambio dei navigatori satellitari, per capirci, dei dispositivi che hanno il GPS. GML, Joe Johnson, eccetera, eccetera, Spacialite, tutto quello che è. E quindi con questo, quindi, abbiamo visto come QGIS può importare un dato aperto come il KML o il KMZ, può esportarlo, può aggiungere dei campi, abbiamo visto dei campi geometrici. E il plugin, poi abbiamo finito per vedere il plugin Spreadsheet che estende le funzionalità di aggiungi layer a QGIS, ed è una cosa secondo me importante perché i file Excel sono tanti, sono numerosi, per esempio, e se hanno il sistema di riferimento possono essere proiettati come geometria all'interno di un nostro progetto.